in corso le procedure per il pagamento di 34 milioni di euro di aiuti straordinari per mancato reddito a favore degli allevatori delle aree colpite dal sisma. Le risorse sono state stanziate dallo Stato, dall'Unione Europea e dalle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si prevedono premi per ogni animale posseduto dalle aziende prima del sisma pari a 400 euro a capo bovino, 60 euro per ovini e caprini, 20 euro per i suini. Gli aiuti vengono erogati da AGEA attraverso una procedura semplificata, azzerando la burocrazia. La domanda che viene presentata per gli aiuti, infatti, è precompilata e l'allevatore deve solo verificare la corrispondenza del numero dei capi registrati nel SIAN e già integrati con i dati forniti dall'Anagrafe Zootecnica, Banca Dati Nazionale. Le operazioni effettuate presso i centri di assistenza agricola saranno a costo zero per le imprese. L'allarme giunge dalle associazioni degli agricoltori e dei commercianti in una simulazione condotta da REF. Il rialzo delle aliquote IVA porterebbe le famiglie a spendere 305 euro in meno, con una ricaduta pesante sulla crescita. L'aumento dell'IVA, che il governo starebbe valutando come possibile finanziamento per sopperire all'abbattimento dell'IRPEF, colpirebbe soprattutto beni di prima necessità come pane, pasta, frutta e verdura, con effetti drammatici sui redditi delle famiglie più bisognose e sull'andamento dei consumi. Secondo Confesercenti, se il governo decidesse di innalzare le aliquote, perderemmo a regime 8,2 miliardi di euro di consumi. Sul prodotto interno lordo, invece, l'impatto negativo ammonterebbe a 5 miliardi di euro. L'aumento dell'IVA, spiega infine Coldiretti, farebbe calare i consumi e la produzione, il che si tradurrebbe in maggiore disoccupazione e debito pubblico. Si tratterebbe di un duro colpo, poiché, conclude Coldiretti, la spesa delle famiglie italiane in alimenti e bevande è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione. Arrivano anche a Reggio Calabria le migliori strategie per essere online grazie ai seminari formativi del progetto Eccellenze in Digitale 2017 con tutor digitali ed esperti in formazione e supporto a imprese scelti da Google e Union Camere. Il primo degli 8 eventi organizzati presso la Camera di Commercio Regina è stato il digitale e i trend mondiali. Siamo realmente al passo coi tempi? Eccellenza in digitale è quello che vuole fare, appunto, cercare di far comprendere alle aziende quali possono essere le strategie, come muoversi nel mondo online, quali sono gli strumenti a loro disposizione e che probabilmente non conoscono e quindi non riescono a sfruttare quella che è la presenza online attraverso il semplice Google My Business. Sono strumenti gratuiti che le aziende hanno a disposizione e che possono essere fondamentali per l'incremento del loro business. A pesare sul crollo della produzione alimentare, che fa segnare un calo del 3,7%, è anche l'effetto maltempo, che a gennaio ha decimato i raccolti agricoli con danni stimati in oltre 400 milioni di euro. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT relativi alla produzione industriale nel mese di gennaio. Sono decine di migliaia, infatti, ricorda la Coldiretti, le aziende agricole che hanno perso le produzioni di ortaggi invernali prossimi alla raccolta per effetto del gelo. Gravi sono anche i danni che si sono verificati sugli agrumeti, così come i vigneti da uva da tavola, che hanno ceduto sotto il peso della neve, le cui conseguenze sul mercato rischiano di trascinarsi per mesi. Crescita significativa delle vendite delle bottiglie di vino a denominazione d'origine e degli spumanti. Il vino biologico prosegue inoltre il suo percorso di uscita dalla nicchia di mercato, mentre sono in flessione le vendite dei vini nei brick di cartone e in tutti quei formati che non siano la bottiglia da 75 cl. Questi tre dati salienti che anticipano la ricerca relativa all'andamento del mercato del vino nella grande distribuzione nel 2016, svolta dall'Istituto di Ricerca IRI e che sarà presentata a Vinitaly a Verona dal 9 al 12 aprile. Quello della grande distribuzione si conferma il canale di vendita più grande del mercato del vino, con 505 milioni di litri venduti nel 2016 per un valore totale di 1,5 miliardi di euro. Va sottolineato inoltre il successo degli spumanti, che fanno segnare nel 2016 una crescita di oltre il 7%, con 54 milioni di litri venduti. Dal canto loro, i vini biologici fanno registrare una crescita a due cifre impressionante per un mercato ancora giovane, soprattutto nella grande distribuzione, più 25,7% in volume, con 2,5 milioni di litri venduti.
Sul podio dei vini più venduti in Italia, infine, si piazzano i tre inattaccabili campioni, nell'ordine Lambrusco, Chianti e Montepulciano d'Abruzzo. Tra i vini emergenti, cioè con una maggiore progressione di vendita a volume, salgono sul podio nell'ordine la Ribolla Gialla del Friuli Venezia Giulia, la Passerina delle Marche e il Valpolicella Ripasso del Veneto. La regione Calabria è stata presente con oltre 20 aziende all'undicesima edizione di Olio Capitale di Trieste, la più importante fiera internazionale specializzata dedicata alle migliori produzioni di olio extravergine d'oliva. Un momento molto importante per la Calabria, un'opportunità anche per consacrare il recente riconoscimento del marchio IGP del suo olio extravergine d'oliva, ma anche per promuovere i territori calabresi indissolubilmente legati alla millenaria cultura dell'olivo. La Calabria è la seconda regione in termini di produzione di olio extravergine d'oliva in Italia, ma solo l'11% sinora è andata sui mercati come Made in Calabria. Il fiume Po è in secca. Il livello idrometrico è lo stesso della scorsa estate ad agosto, effetto di un andamento climatico che ha visto una riduzione delle precipitazioni pari all'8% nel mese di febbraio. Inoltre, in questo inverno caldo e asciutto, la Protezione Civile ha addirittura emesso più avvisi di criticità per rischio incendi boschivi in relazione ad alcune zone prealpine e dell'Appennino. La situazione del più grande fiume italiano, conclude la Coldiretti, è in realtà rappresentativa di un quadro che riporta una situazione di carenza in tutti i principali bacini idrografici. Favorire la movimentazione del bestiame nelle zone in cui sono stati riscontrati casi di Blue Tongue con intervento ad hoc. Lo richiede il presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani Dino Scannavino in una lettera inviata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Considerato il lungo periodo che ci separa dai primi episodi infettivi e nonostante tutte le iniziative di contrasto disposte dall'autorità sanitaria, scrive Scannavino, la patologia è ormai da considerarsi endemica e non più eccezionale. Alla luce di questo, è necessario portare alla rimozione delle disposizioni di blocco della movimentazione del bestiame che così gravemente, con tutta evidenza, impediscono opportunità economiche e commerciali. In particolare, spiega il presidente della CIA, ciò è vero nel comparto bovino che, come ovvio, subisce danni senza responsabilità nel provocarli. A far segnare il maggior incremento negli acquisti familiari per la tavola è il pesce fresco, con un balzo record del 5%, in netta controtendenza con i consumi alimentari complessivi che risultano in calo dell'1%. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati 2016 Istat e Ismea, che per quanto riguarda il pesce sottolineano che l'aumento della domanda interna è soddisfatto soprattutto dalle importazioni. In sostanza, sulle nostre tavole, due pesci su tre sono di provenienza straniera. Nel 2016, in ogni caso, si registra una svolta decisa verso il salutismo che, sottolinea la Coldiretti, premia i prodotti associati a indiscusse proprietà benefiche, dalla frutta, che fa segnare un incremento del 2%, al miele, che sale del 5% nei consumi domestici. Se il 30% degli italiani mangia il pesce una volta a settimana, a differenza di quanto avviene nell'Unione Europea, il luogo privilegiato per l'acquisto è, nel 59% dei casi, la pescheria, che batte di poco il supermercato. Secondo Coldiretti, il 35% degli italiani preferisce acquistare pesce della sua regione e il 43% quello dei mari italiani, mentre appena una minoranza sceglie consapevolmente quello proveniente da mari lontani. Il problema dunque avrebbe origine dall'etichettatura poco comprensibile, una situazione che lascia spazio agli inganni del pangasio del Mekong venduto come cernia, al filetto di brosme spacciato per baccalà, fino all'alibut o alla linguata senegalese commercializzati come sogliola. La frode è in agguato sui banchi di vendita in Italia e soprattutto nella ristorazione, dove non è obbligatorio indicare la provenienza del pescato. L'indicazione in etichetta relativa all'origine dei prodotti lattiero-caseari sarà obbligatoria a partire dal prossimo 19 aprile e si applicherà a latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti, come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Vogliamo garantire, dichiara il ministro Martina, la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. Stop definitivo al glifosato. Lo chiede la coalizione Stop Glifosato, impegnata nella battaglia tesa a bloccare l'utilizzo del noto erbicida, catalogato dall'OMS, quale probabile cancerogeno per l'uomo. La coalizione europea Stop Glifosato, a cui aderiscono in Italia 45 associazioni ambientaliste dell'agricoltura biologica e biodinamica, in 5 settimane ha raccolto oltre 500.000 di adesioni all'iniziativa dei cittadini europei per chiedere il bando definitivo dell'erbicida. La coalizione ha denunciato che all'interno dell'ICWA, la struttura europea di controllo delle sostanze chimiche chiamata a pronunciarsi sull'utilizzo del glifosato, sono rappresentati anche gli interessi dell'industria chimica. Almeno 3 membri della Commissione avrebbero un conflitto di interessi. Sono oltre 200.000 i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel 2016 per combattere le agromafie dal campo allo scaffale. Lo afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione della presentazione del quarto rapporto Agromafie 2017, elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Un'attività di controllo quotidiana e capillare e un necessario presidio a difesa non solo del tessuto economico, ma anche della salute dei cittadini, dell'ambiente e dell'intero territorio nazionale. In Italia, ha precisato Moncalvo, le attività criminali nell'agroalimentare si scoprono perché c'è un'attività di controllo all'avanguardia, a differenza di quanto avviene in altri paesi dentro e fuori dall'Unione Europea. Uno studio della Coldiretti sulla base dell'ultima relazione dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare evidenzia che il 6,5% dei campioni provenienti da paesi extracomunitari conteneva residui superiori ai limiti di legge, soprattutto per la presenza di tracce di pesticidi non approvati dall'Unione, mentre al contrario appena lo 0,3% dei prodotti made in Italy contiene residui chimici oltre il limite, con la percentuale che sale all'1,6% per i prodotti di origine comunitaria. Il tema dell'agricoltura sociale sta assumendo sempre maggior rilievo nel panorama in rapida trasformazione del settore primario. Si tratta infatti della funzione che l'agricoltura può avere al servizio della salute e del welfare, come generatrice di benefici per alcune fasce vulnerabili della popolazione, anche fornendo servizi innovativi in grado di rispondere efficacemente alla crisi dei sistemi tradizionali. A tale proposito interviene direttamente l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, in risposta ad una nostra indagine relativa allo sviluppo di tale branca del settore agricolo, e la fotografia che emerge risulta decisamente premiante. L'interesse per questo settore, spiega Pan, deriva anche dall'esperienza regionale maturata con le iniziative condotte nei periodi di programmazione del PSR 2000-2006 e 2007-2013. Sulla base dell'interesse manifestato da alcuni operatori e dall'esperienza acquisita, nel 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale, che ha iniziato un percorso di studio sull'argomento. L'anno successivo il medesimo gruppo ha partecipato alla redazione dell'attuale legge regionale numero 14 del 28 giugno 2013 relativa alle disposizioni in materia di agricoltura sociale. Attualmente l'elenco regionale delle fattorie sociali conta 17 iscritti, un livello di interesse che rimane alto in Veneto anche in considerazione delle disposizioni introdotte dalla successiva legge nazionale 141 del 2015 che, sovrapponendosi in parte alla norma regionale, determina la necessità di una futura revisione sulla base degli atti attuativi previsti dalla medesima legge nazionale non ancora disponibili. Per quanto riguarda i fondi stanziati in vista di un rapido sviluppo dell'agricoltura sociale, l'assessore Pan ricorda che è difficile fare una quantificazione economica degli importi che l'assessorato all'agricoltura ha erogato per tale settore, in quanto, non essendoci specifici stanziamenti di bilancio regionale, sono state studiate misure di intervento nell'ambito delle risorse fornite dal programma di sviluppo rurale. Posso affermare, prosegue Pan, che prima dell'entrata in vigore della legge regionale 14 del 2013, tramite le misure del PSR 2007-2013, sono state finanziate 21 aziende per investimenti volti a diversificare l'attività agricola verso funzioni sociali. Oggi, nell'ambito dei fondi del PSR 2014-2020, sono previsti nuovi interventi.
Mi riferisco, spiega Pan, alla possibilità offerta alle fattorie sociali di aderire all'intervento 1.1, azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, e di vedere riconosciute le spese per l'investimento nell'ambito dell'intervento 6.4.1, creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. Inoltre, è possibile partecipare all'intervento 16.9.1, sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalle comunità e l'educazione ambientale e alimentare. La pratica dell'agricoltura sociale si fa portatrice dunque di una serie di valori fondanti: sviluppo sostenibile ed inclusione sociale. Ricorda ancora l'assessore Pan, l'agricoltura nel corso degli ultimi anni ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione di beni destinati all'alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive, come la tutela del territorio e il mantenimento delle aree rurali, e fornire servizi rivolti alla popolazione, anche collegati a quanto previsto dalle politiche sociali e del lavoro. Sotto questo punto di vista spiccano i dati dell'indagine svolta con la Direzione Lavoro nell'anno 2015. In Veneto sono stati attivati 560 tirocini lavorativi in agricoltura, dei quali ben 260 riferibili a soggetti in situazioni di disagio sociale o di disabilità. Inoltre, dal monitoraggio annuale sull'attività svolta dalle fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale, si rileva che nel corso del 2016 sono stati attivati circa 130 inserimenti in azienda di persone in disagio sociale con specifici progetti seguiti e valutati dalle competenti strutture. A mio avviso, conclude Pan, questi dati si commentano da soli e danno l'idea del ruolo che il settore agricolo può avere nell'ambito delle politiche sociali.